Benvenuti raga in questa nuova serie di Assassin's Creed Bloodlines. Ok raga, si comincia. Allora, innanzitutto voglio dire che cercherò di parlare il meno possibile durante i dialoghi e durante il gioco, che voglio proprio godere, quindi parlerò il meno necessario per farvi godere il gioco. Quindi, raga, buona visione e lasciate un like per questa serie di Assassin's Creed, il continuo di Altair. Allora, sapete che questo è stato il mio primo, cioè, tra i miei primi giochi Assassin's Creed su PSP. Ah, che bei ricordi. Allora, ma qui non c'è niente di importante, quindi direi di avanzare le guardie. Registro di memoria aggiornato. L'assassino! L'assassino è qui! Dove sono le mie navi, soldato? Mi avevano promesso un'altra flotta da 8. Vi rincresce, Maria, ma non si poteva fare di meglio. È a malapena sufficiente per il nostro carico. Come pensi di portare gli altri a Cipro? Con tutto il rispetto, penso fareste meglio a restare ad Acri. Che cos'è? Una minaccia? È solo un consiglio. Ora il Gran Maestro è Armand Bouchard e non ha molta stima per voi. Come osi, insolente! Molto bene. Tieniti pure la nave. Troverò un'altra via per Limassol. Sì, mia signora. Diamine!
Ero a un passo dal cavalierato. E ora sono poco più di un mercenario. Bene, ma che sorpresa! L'uomo che mi ha risparmiato la vita, ma che l'ha privata di valore. Sei tornato a uccidermi? Non ancora. Ho bisogno di informazioni. Perché i Templari stanno salpando per Cipro? È stata una lunga guerra, assassino. Avranno bisogno di riposo. Se parlerai, ti lascerò vivere. Te lo chiedo di nuovo. Perché si ritirano a Cipro? Di che parli? Re Riccardo ha stabilito una tregua con il Saladino. E ora il tuo ordine non ha più un capo, non è così? Una volta recuperata la mela dell'Eden, dovrai piegarti al nostro volere. Nessun pericolo, allora. La mela dell'Eden è ben nascosta. Altair, rifletti attentamente. I Templari pagherebbero un alto prezzo pur di avere quell'oggetto. L'hanno già fatto, o mi sbaglio? Cosa c'è a Cipro di tanto interessante per i Templari? Le lotte intestine, forse. L'imperatore Isacco Comneno ha sfidato Re Riccardo diversi mesi fa. E ora marcisce in una fortezza templare. Un vero peccato. Isacco era malleabile e incline alla corruzione. Ah, quei tempi sono finiti. Ora i Templari governano l'isola, dopo averla comprata dal re per pochi denari. Ah. Ebbene, di certo non sosterremo questo governo. Abbiamo qualche contatto laggiù. Conosco qualcuno a Limassol, un uomo di nome Alessandro. Mandagli un messaggio, che attende il mio arrivo entro una settimana. Sì, Altair. Se questo manufatto può servire a qualcosa di buono, lo scoprirò. Altrimenti, se causa solo male e distruzione, spero di avere la forza di distruggerlo. Registro di memoria aggiornato. Allora, posso sentirmi in questo momento? Oh sì, no. No. Allora, per questo episodio i sottotitoli non li tolgo, ma voi ditemi nei commenti se per voi e me questi sottotitoli li tolgo oppure no, siccome l'audio lo sentite, no? Del gioco. Vabbè, qua c'è un piccolo tutorial. Comunque è un peccato che non ci sia un remake di questo Assassin's Creed. Siete d'accordo? Dai, è bellissimo il continuo di Altair. Che cavolo. Questo qui è l'unico gioco di Assassin's Creed di Codio Altair della PSP che non hanno mai e mai fatto un remake sulla PlayStation 4, 5 o in generale non hanno mai fatto anche i remake del primo Assassin's Creed. Niente, rimarrà sulla PlayStation 3. Beh, magari decido di fare un remake, sì, l'ultimo Assassin's Creed unito a questo, unito come Collection con Good Wars, è unito Good War Olympus e Sparta, o l'uno e il due insieme, e magari ormai non ti spero più che il fatto remake. Thank you.
E se mi fossi messa a gridare? La gente avrebbe fatto finta di nulla. Non è cosa rara vedere uno schiavo maltrattato. Non si entra in questo porto. Mostra il tuo volto. Sotto il cappuccio non vi è nulla se non un vecchio assassino. Altair, Alessandro, hai avuto il mio messaggio? Temevo fosse una trappola dei Templari. Chi è la donna? Un'esca per i Templari. Era l'amante di Roberto di Sable. Non sminuirmi, assassino. Anch'io sono una Templare. Purtroppo la ragazza è un bel fardello. Ce ne occuperemo noi, Altair. Abbiamo un rifugio sicuro. Bene, vado a dare un'occhiata in giro. Ci vedremo là. Registro di memoria aggiornato. Per dire anche la sua futura moglie. Idiota, idiota. Comunque, raga, per i giochi, cioè le serie della PSP che faccio, non intendo portare più in un gioco. Voglio portare un gioco alla volta. Sì, come sapete che io i giochi li porto tipo 3 o 4. Ho deciso di andare piano, e adesso farò Assassin's Creed e poi come prossimo gioco si vedrà. Allora, la base dovrebbe essere qua. Fate vedere la visuale. Ah sì, qua è qua. E giù. Credo uno con l'altarino mi sono mancate per niente. È la cosa che odiavo nel primo. Perché mai qualcuno dovrebbe fare una cosa simile? Vengo d'occhio. Vabbè, questa cosa che uno sono stato caduto. Una delle cose che mi capitano più spesso quando uso Assassin's Creed. E capita che mi lancio da una altezza e mi suicido. Anche se capita più con Ezio che qua Taira. Ok. Sì, infatti lo dovevo salire. Mi sa che voi avete giocato ai tempi a questo gioco di Assassin's Creed. Se no, raga, recuperatelo sul cellulare, connettete poi il vostro controller PS4 e giocateci. Eccolo qua.
Sembra una città fantasma, hm? La gente ha paura a uscire di casa, teme di infrangere nuove oscure leggi. I Templari non sono mai stati interessati a governare. Perché parlo proprio ora? Immagino tu non sia qui per caso. Perché sei venuto? È una storia complicata. Ma per fartela breve, i Templari hanno accesso a conoscenze e armi ben più letali di quanto possiate immaginare. Io sono qui per cambiare le cose. Anche noi abbiamo a disposizione un'arma del genere, un oggetto capace di influenzare la mente degli uomini. Ma devo sapere se i Templari ne hanno di simili. E di certo gli assassini farebbero un miglior uso della mela dell'Eden. Dove si sono rintanati i Templari? Nel castello di Limassol per ora, ma si stanno espandendo. E come posso entrarvi? Uccidi il capitano delle guardie. Una volta morta è probabile che una delle nostre spie venga promossa al suo posto. A quel punto, beh, entrerai facilmente. È un inizio. Registro di memoria aggiornato. Ok raga, elimino il capitano delle guardie e poi dire che come primo episodio possa finire qui. Siccome questi episodi esistono da un'altra parte, e non morirmi, anche perché non posso recuperare la vita eccetera, perché qui non sei diventato il tipo di Ezio. Queste le ignoro completamente, coglieratemi anche voi, e vado dietro. Introduzione mentre parlava Altair eccetera. Oppure si fa una cosa e appare il titolo Assassin's Creed. No. L'ho fatto. Bene. Ora trova un templare di nome Osman e digli che Alessandro augura a sua nonna un buon compleanno. Così si fiderà di te. Dove posso trovarlo? Nella piazza della cattedrale. Presto sarà lì. Osman pensa di incontrarsi con me, ma sei tu l'uomo giusto per questo compito. Registro di memoria aggiornato. Beh ragazzi, questo episodio di Assassin's Creed Bronze Lines finisse qui. Quindi raga, un saluto da Ezio. Ah, e vorrei salutare in questo primo episodio il canale Piramide Head, che sta facendo la serie appunto di Assassin's Creed dal primo con Altair. Grazie a lui che ho deciso di fare come serie questo dopo averlo giocato per conto mio un po', ecco. Quindi ragazzi, un bel like, commentate, ci vediamo alla prossima, ciao.